Il cessate il fuoco in Siria sembra tenere malgrado sporadici incidenti. I militari russi confermano che, conformemente agli accordi, l'esercito di Damasco si sta ritirando per creare zone smilitarizzate. Il Pentagono invece non conferma l'avvio del ripiegamento dell'esercito regolare. Non ho prove che possano accertare in un modo o in un altro se lo hanno o non lo hanno fatto. Importante soprattutto il ritiro da Castello Road, la strada che dovrebbe essere utilizzata per portare gli aiuti ad Aleppo, assediata dai lealisti. Il ritiro è più lento del previsto, spiega il vice comandante militare russo, perché alcuni gruppi armati appoggiati dagli americani non rispettano la tregua e continuano a bombardare e ad uccidere. Tutto questo impedisce agli aiuti umanitari fatti entrare attraverso la Turchia di giungere a destinazione. L'inviato dell'ONU, Staffan de Mistura, accusa le parti di perdere tempo prezioso.